aderiamo perché questa è una protesta finale dell'esasperazione del settore, in quanto ci sentiamo proprio lasciati da soli. E nel giro di tre mesi si è passati da 400 euro, poi 800 euro, 1.300, e proprio oggi abbiamo ricevuto un messaggio con un grafico del mese di agosto dove non sappiamo le tariffe dove arrivano. Adesso la cosa più sbagliata è aumentare i prezzi per fare da scarico a barile verso questo problema, come se il cliente debba mettersi contro di noi e noi contro il cliente. Qua lo Stato deve metterci una pietra sopra alle loro cose e deve cominciare a venirci incontro. Se no avremo un paese di poveri, e la povertà cosa porta? Delinquenza, malessere, benessere non ci sarà più, e ci sarà tanta gente che soffrirà perché non troverà lavoro. Ah, siamo a rischio chiusura perché finiti i nostri soldini che abbiamo guadagnato negli anni, per stare aperti ci toccherà chiedere dei prestiti in banca. E mi sembra un po' assurdo e non è neanche lecito e giusto per una persona che lavora non prendere neanche lo stipendio, anzi indebitarsi di più, con la speranza di riuscire a risolvere e tornare come prima. Ma qua segnali non ne vediamo, perché qui, a parte della gran propaganda, quando è il momento poi di arrivare ad aiutarci si girano tutti. Le parole sono tante, i fatti non ci sono. Come se siamo stati abbandonati nel periodo del Covid, finito quello, è iniziata la guerra in Ucraina, che adesso sta scemando, e adesso abbiamo questo problemino da risolvere.